Eivor, benvenuto nel mio feudo, amico mio. Dein Alfgar, sovrintendi un territorio molto vasto. Hai ragione. Spesso mi smarrisco nuotando verso la mia isola in questo mare di grano. Hai terre raccolte in abbondanza. Hai coraggio a sfoggiare tali ricchezze da una collina isolata. Non è coraggio, ma fiducia. Confido che il rispetto ottenuto presso sassoni e danesi li tenga lontani dalla tentazione. L'ultima volta hai detto che avevi qualcosa da mostrarmi. Che intendevi? Oh, sì, certo. Osserva. Questa meraviglia è appartenuta al nostro beniamato aldermanno Humbeort fino alla sua dipartita. L'ha deposta qui dopo la nostra ultima caccia. Vorrei fartene dono. Sembra un tentativo di corruzione, Alfgar. Cerchi forse il mio appoggio per qualche scopo? Corromperti? Oh, cielo, no. È solo un ringraziamento per aver fatto luce sulla misteriosa scomparsa di Humbeort. Ma basta indugiare. Seguimi. Ho predisposto un'emozionante caccia per noi due. Accantoniamo i discorsi politici e i consigli di contea. Godiamoci i frutti della mia terra insieme. Caccia di prede o di frutta? Di entrambi, se vuoi. Quello che preferisci. Come vedrai, sono generoso con i beni delle mie terre. A dire il vero, Eivor, un grosso orso affligge la mia proprietà da settimane. Devo liberarmene, anche solo per prevenire una tragedia futura. Mi hai invitato per cacciare un orso? Sì, e sono davvero lieto che tu sia qui. Penso tu sappia meglio di altri che ho tutte le virtù per guidare la contea. Benché la stirpe reale sia ormai scomparsa, la gente di questa terra è ancora piena di vita e speranza. Ma oggi la contea langue. Serve sangue nuovo a guidarla. Come me? Come, scusa? E certo, io sono sangue nuovo. Forse dovrei candidarmi come aldermano. Ah, rieccolo quell'umorismo nero. Duro come un martello, eh? Lo stesso imbracciato dal vostro... dio del tuono, ricordo il nome. Continua. Ciò che intendo è che amo la compagnia della tua gente. E di gente come te, da quel poco che ho visto. E non mi curo dell'avviso di stolti boriosi come Herefrit e Humbald. Voi danesi siete gente rispettabile, per nulla ottusa. Gentile da parte tua. Ricordo quando arrivarono i danesi, non molto tempo fa. La gente reagì con terrore. Non delle razzie, ma di vedersi sedurre le spose. Le vostre Cacciamo, Alfgar? O speri che mi metta a intrecciarti i capelli? Siamo a caccia, certo. La tana dell'orso deve essere vicina. Ah, mio caro Grim! Quale gioia vederti qui! Quale lieta sorpresa! Quale sorpresa? Sono qui come mi hai chiesto. Sì, e come si sta a Grimsby? Come stanno gli altri danesi? Non posso parlare per tutti i danesi, ma io sto bene. E mi aspetto di cacciare, stando al tuo messaggio di stamane. Sì, certo, molto bene. A proposito di danesi, vorrei presentarti Eivor. Forse già vi conoscete, in quanto danesi. Non allarmarti, Grim, ma credo che Alfgar volesse farci incontrare. Oh, cielo, sono stato scoperto. Ma il mio intento è sincero, ve lo assicuro. Sono un uomo retto e credo nella convivenza armoniosa dei popoli. Tutto qui. Salute, Eivor. Ha attirato anche te con la promessa di una caccia? Lui... Sì, una caccia all'orso. È il mio unico scopo, la caccia. Ve lo assicuro. C'è una caverna su quella collina. Un luogo adatto per una tana. Se quella belva è grande come sostiene Alfgar, dovremmo essere in tre per abbatterla. Sono pronto. Procuriamoci una nuova pelliccia.
Sta foresta ospita creature d'ogni sorta. Se non troviamo l'orso, avremo comunque qualcosa per cena. Io sovrintendo alle mie terre per diritto divino. Dio provvederà, non temere. Questo è l'ingresso della tana di un animale. Non c'è alcun dubbio. Non è un orso. Lui. Cosa che dovreste vedere. Ma è fuoco! Oh mio Dio! I miei campi bruciano come sterpaglia! Presto sarà un mare di fuoco. Eivor! Non posso certo dirti come gestire la situazione, ma ti prego, per Dio, aiutami! Combatterò al vostro fianco. Un pugno di fragili merciani non mi spaventa. Devo essere molto cauto qui. L'amante dei Danes. Cercate in ogni casa. Poi bruciate tutto. Al fuoco! Buscarli, merciani! Siamo sotto attacco! Senza tregua! Gli aggressori sono tutti morti. Ora pensiamo al fuoco. Concordo. Che scempio! Un mare di cenere! Grazie, Eivor. Hai fatto il possibile. Possiedi molte ricchezze, Alfgar. Ricostruirai. Certamente. Ma non oso pensare al lavoro che... Dio del cielo! L'orso è tornato! Il consiglio inizierà presto. Tornerò a Lincoln per vedere come procede.